Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di Talents Today. Un benvenuto agli 8 talenti sulla mia sinistra. Facciamo un applauso. Come state, ragazzi? Tutto bene? So che molti di voi che state dall'altra parte, che siete lì, che ci state guardando attraverso la televisione, vorreste essere qui tra di noi. E vi spiego come fare. Andate sul nostro sito www.talenttoday.it. Lì ci sarà una spiegazione dove dovete lasciare i vostri dati e verrete contattati dall'agenzia New Faces, che vi farà un provino e poi sarete qui a confrontarvi con il nostro pubblico e le nostre telecamere. Ma adesso è il momento di presentare la nostra giuria, perché come tutti i talent anche noi abbiamo una giuria. Vi volevo dire che sono arrivati molti complimenti per voi, perché a differenza di tutti gli altri talent, voi comunque state aiutando i ragazzi prima di tutto e non, come posso dire, semplicemente non litigate. Non litigate col pubblico. Quindi, cosa ne pensate voi degli altri talent dove comunque accentuano un attimino i litigi? Personalmente non li guardo. Non li guardi? No. Ma io penso che litigano mai nel programma, nella scaletta. Sì. E devono litigare per tirare un po' l'audience. Quindi Franco piace. Battaglia, secondo te è tutta una finta? Io penso che sia nella scaletta. E il pubblico, secondo te, preferisce, secondo voi, preferisce una giuria simpatica, onesta, che comunque cerca di aiutare i ragazzi che si esibiscono, o una giuria alcune volte un po' antipatica come quella che ci sono negli altri talent? Ma simpatica. Secondo me la gente è già stufa di vedere litigare in giro, che anche in televisione, insomma, secondo me sono non è... Sono già tutti stressati. Cioè, sono già tutti stressati. Se litighiamo. Quindi, anche durante uno spettacolo. Siccome sono arrivati dei complimenti, dire avete una giuria educata, composta, che sì, può criticare, giudicare il ragazzo, ma comunque certo. È sempre per il suo bene. Comunque vi faccio i miei ringraziamenti. Cerchiamo di dare qualche consiglio per la crescita. Certo. Non, cioè, se c'è qualcosa da migliorare è giusto dirlo, no? Giusto, vi faccio anche io i miei complimenti. Quindi possiamo partire con la terza puntata. Spazio al primo concorrente. Ciao, sono Stefania D'Andrea, ho 18 anni e vengo da Paderno Dugnano, un paesino in provincia di Milano. La mia passione per il canto è nata a 8 anni. E poi da lì ho sempre voluto prendere lezioni di canto, ma non ho mai avuto la possibilità. E poi niente, ho iniziato a cantare karaoke, altre cose così, e quindi poi finalmente sono riuscita a prendere lezioni di canto e niente, adesso le prendo già da 3 anni. Che emozioni mi dà cantare? Una domanda difficile, una cosa indescrivibile. Cioè, vedere comunque la gente che si emoziona sentendomi, o comunque fare emozionare la gente è una cosa che non riesco a descrivere, è proprio forte come emozione. Thank you.
applauso Stefania D'Andrea di Paderno Dugnano in provincia di Milano. Cambio io il microfono, ok? Da qui leggo che avevi 8 anni quando hai iniziato a cantare. Sì, la passione per il canto è iniziata a 8 anni, però prendo lezioni da tre. Da tre. Qual è la cantante di cui tu... Beyoncé. Il momento cioè. Beyoncé. Ci manca il fidanzato, Jay-Z. Ce l'hai? Ci sarebbe. Ce l'hai? Ce l'hai il fidanzato? Sì. Perché fai così? Hai paura a dire? No, andiamo no. Dalla giuria. Vieni. Che prima mi sono dimenticato di presentare, ma volevo così tanto dirgli i complimenti che arrivavano dal web sul nostro sito, quindi adesso partiamo dalla nostra sinistra. Signora Viviani che ti dovrà giudicare sul canto. Tina Venturi che ti giudicherà sulla recitazione, ma non rispetta a te. Franco Battaglia, New Faces, e Elena Morali. Signora Viviani. Allora, quanti anni hai, scusa? 18. 18 anni, quindi sei giovanissimo. Sembra più giovane però, no? Sembra anche più giovane, sì. Devo dire che mi è piaciuto molto il tuo modo di porti sul palcoscenico, cioè questo modo gentile che hai di porre la canzone, molto bella. La tua voce è molto particolare, è fresca, un'intonazione perfetta. Secondo me dovresti curare con lo studio le note basse, cioè curarle proprio... Sì, e anche l'agitazione, sì. Perché sei sono emozionatissima. Agitata, certo, però non si è visto l'agitazione, non si è sentita questa grande agitazione. Hai un modo molto fresco di porti al pubblico. Grazie. Mi piacerebbe sentirti in un'altra canzone anche per giudicarti meglio, però secondo me dovresti veramente con lo studio curare queste note basse, che secondo me sono un pochino... Ringraziamo Viviana e concediamo. Andiamo avanti col prossimo concorrente, prego. Ciao, mi chiamo Lorena Di Florio, ho 20 anni e vengo da Locatia Varesino in provincia di Como. La passione della recitazione è nata fin da bambina perché vedevo comunque la pubblicità in televisione e mi piaceva questo sperare di entrare in questo mondo. E con la scusa che ho fatto 2 anni di animazione in villaggio, quindi partecipando ai cabaret serali così, ho voluto provare anche a entrare a proprio studiare questa recitazione. Io penso che non si arriva mai al successo senza dietro comunque una base, una formazione. Allora, le doti di un attore dovrebbero essere la sicurezza, la preparazione di recitazione, e, l'apparire in televisione. Quando ero ragazzina, mia madre mi rinchiudeva in uno sgabuzzino se facevo la cattiva. Cioè sempre. Io passavo ore davanti alla finestra a immaginarmi di essere una principessa rinchiusa nella torre della matrigna cattiva. Ma all'improvviso arrivava un principe azzurro che mi salvava, sguainava la spada e portava via. Ma mai, e dico mai, il principe mi avrebbe detto una cosa tipo: dai bimba, vieni, ti compro un attico. Lo so, una bella offerta per una come me. Finora quello che mi hai dato sono solo soldi. Ma io adesso so cosa voglio. Voglio un ragazzo come te, sul serio, e non perché mi compri cose o mi dai soldi. Finora la cosa più carina che tu avessi mai fatto per me è stata quella di prendermi per mano. Te lo puoi permettere? Ma non fare quella faccia, lo so, non è colpa tua, hai ragione, hanno ragione tutti quanti. Ma quello che voglio davvero è la favola. Lorena Di Florio, Varesino in provincia di Como. Locate Varesino, va bene, non ho letto tutto, va bene, dammi una mano, andiamo avanti dai giurati, così adesso ci pensano loro a te. Va bene, vuoi che ti tengo gli occhiali? Se vuoi. Tanto con l'archetto ti sentono lo stesso. Tina Venturi, cosa possiamo dire? Beh, innanzitutto, come ho detto altre volte, io comunque davanti al coraggio di fare un provino, tra virgolette, che non è una cosa scontata, posso dire complimenti perché non tutti ci riescono. Grazie. Quindi
brava perché hai affrontato la scena, anche se mi sembra di capire non hai una grande esperienza di recitazione. Da quanto tempo studi recitazione? Quest'anno. Quindi proprio hai appena iniziato. Sì, sì, certo. È ancora presto per poterti dire veramente quali sono le tue caratteristiche, perché si vede che è un approccio proprio iniziato da poco. Però c'è freschezza, c'è voglia di fare, c'è voglia di vivere, comunque la tua vitalità la esprimi e la comunichi. Per cui sicuramente lavorandoci bene tecnicamente riuscirai anche ad ottenere degli ottimi risultati. Adesso è ancora un po' acerbo, ecco. Però io ti incoraggio ad andare avanti. Vedi come sei buona? Da un altro talent l'avrebbero massacrata, invece tu sei stata gentilissima. Ringraziamo Tina Venturi. Andiamo avanti col prossimo concorrente. Mi chiamo Maguette, ho 30 anni, vengo dal Senegal, e abito a Gambolò, in provincia di Pavia. Sono qua perché mi sono sposata da me e sono venuta qua per raggiungere mio marito. L'Italia non mi piace molto, però se c'è amore devo venire a vivere qua. Così. Ora sono 5 anni che faccio la modella, l'ho fatto per 5 anni da me e voglio continuare a farlo. Siamo sinceri. Non è che non mi piace l'Italia, però per me il mio paese è più bello. È più bello e la gente sorride sempre, non è che loro sono sempre arrabbiati come gli italiani. È vero. Maguette Didier, prego, venga qua di fianco a me, intanto le do il microfono, dimmi correttamente come si dice il tuo nome. Allora, Maguette? Ndiaye. Sì. Okay. L'ho presentata, hai visto? È stato bravo. No, tienilo, tienilo pure tu. Nata nel Senegal? Sì. Vivi a Gambolò, in provincia di Pavia? Sì. Tutto corretto? Sì. Sappiamo che già in Senegal hai già sfilato, hai già fatto la modella? Sì, l'ho fatto per 5 anni. Quanti anni hai, allora posso chiedertelo? Io ho 30 anni. Sembra giovanissima, non lo dimostra proprio. Andiamo dalla nostra giuria e vediamo cosa ci dice. Avrei detto. Signor Franco Battaglia, Elena Morali, cosa potete dirci? Che non dimostra l'età no. che ha. Poi si vede che per comunque ha l'esperienza, perché come sfila è proprio una modella già brava e affermata. Grazie. Anche se non lo so, nelle passerelle italiane non l'ho ancora vista, però spero di vederti presto. È la prima volta. Prima volta. Bene, diciamo, per essere la prima volta con le telecamere, in televisione, la tua disinvoltura, evidentemente cioè, sei molto sicura e determinata. Sei da poco in Italia? Sì, da 6 mesi. Ah, quindi pochissimo. Speriamo che questo talent.
Mi sei piaciuta tanto e hai carattere mentre sfili. Finalmente una modella che comunque tira fuori il carattere. Non è facile perché sfilando non si può tirare fuori più di tanto. E penso che tu possa essere una nuova Naomi Campbell all'italiano. Grazie. Quindi complimenti dei ricevuti dalla nostra giuria, vi ringraziamo, avanti con il prossimo concorrente, prego. Ciao, mi chiamo Roberta D'Aragona, vivo a Milano, ho 41 anni, sono musicista, cantante e cantautrice da tantissimo tempo. Sì, ho cominciato a suonare all'età di 8 anni e mezzo e devo dire grazie a mia nonna perché in camera nostra c'era una bellissima chitarra e attaccata a una parete, ha tirato giù la chitarra e ha detto prova a vedere se è il tuo strumento. Allora io sono sposata e posso dire felicemente sposata perché mio marito da quando siamo sposati ha sempre spinto, mio marito Maurizio, ha sempre spinto perché io continuassi la carriera di musicista e... Sogno è la realtà, noi qui dobbiamo sopravvivere, nei cieli vedo che si aprono le porte di una nuova vita. Molto tempo passa inesorabile, il senso dei miei desideri cresce nel cuore come un bimbo che vuole scoprire questo mondo. Sì, io credo nella verità, la lealtà nel più profondo. Delicate, così eclettiche, troppo importanti e intramontabili, fanno sperare ad un destino che a poco poi ti cambierà. Sì, io credo nella verità. C'è che mi spinge forte, quello che brucia in me, quasi incancellabile, e vorrei d'oro che ora Da da, ba da da, da.
staga del papà e barara. Una da Milano, grazie. Cantante. Cambio microfono. Io? Hai composto tu questa canzone? Sì. Giusto? Sì. Cosa puoi dirci di questa canzone? Ho composto questa canzone nel 2010, quando ho capito che doveva avverarsi un sogno che nella vita, scusate, mi sto emozionando. Perché? Tranquilla. Che nella vita aspettavo. E cioè essere qui in un palco a presentare un qualche cosa di mio, di grande, di forte, che avevo dentro da una vita. Un applauso per Roberta. E adesso andiamo a vedere cosa ne pensano. Mi sono emozionata. Ma hai fatto benissimo. È bello anche questo, eh? Questo è bello. Andiamo a vedere cosa ne pensa la nostra giuria e nello specifico la signora Viviani. Allora, intanto complimenti, mi sei piaciuta tantissimo. E poi volevo sapere, questa canzone è l'unica che hai composto o ne hai composte tante altre? Cioè, quanti anni sono che componi canzoni? Sono circa una decina d'anni. Ma sempre su questo genere, un po' swing? Sì, a me vengono swing, jazz, blues. Blues. E poi, siccome ho una preparazione tecnica a livello di chitarra classica, accompagnamento, mi faccio aiutare da un jazzista che mi aiuta a mettere giù gli accordi, ovviamente certo, tecnici, giusti del jazz, perché mi nascono così le canzoni. Comunque a me è piaciuta tantissimo. Non ho... E la canzone, cosa ne pensi della canzone? Appunto, la canzone è mi è bellissima, piaciuta, vero? Mi è piaciuta come l'ha interpretata, perché la sentiva. Mi ha dato emozione, quello è importante. Grazie. Che trasmetti l'emozione che hai dentro di te. Grazie. Viene trasmessa a noi, al pubblico, a tutti. Sei quanti. Contenta, Roby? Contentissima. Io ti consiglierei di continuare. Grazie. E magari di espandere questa cosa, cioè di vedere di uscire di più. Ringraziamo la nostra giuria. E io vi ringrazio molto. Complimenti ancora. Ringrazio molto lei. Grazie. Dammi il braccio e andiamo. Ah, mi dimenticavo, adesso c'è il prossimo concorrente. Buongiorno, sono Elian Cagliano, vengo da Trieste e ho 19 anni. La passione per la recitazione c'è da sempre, diciamo che è iniziata da quando ero giusto un bambino che guardavo i film per la TV e mi rivedevo, mi rispecchiavo sempre nei personaggi o nelle storie e mi dicevo chissà se un giorno ce la farò anch'io, cioè voglio vivere queste avventure. E siccome non si può iniziare da nulla, ho iniziato facendo teatro e tutti i corsi così e pian pianino, un scalino alla volta, sono arrivato qua, poi chi lo sa se andrò avanti o meno. Tante volte mi scambiano anche per mio papà per via della mia voce e specialmente per le telefonate di tariffa. Sì, lei il signor Cagliano? No, no, non sono io. No, no, non ci prenda per i fondelli, è lei. No, non sono io. Sì, è vero, la voce è più grossa, ma penso sia che non sia dovuta a niente, insomma, sono così. Carcassa di cane morto stamattina nel vicolo. Segni di pneumatico su uno stomaco spappolato. La città ha paura di me? Perché io ho visto il suo vero volto. Le strade sono lunghi i rigagnoli e i rigagnoli sono pieni di sangue. E alla fine, quando le fogne saranno ricoperte di croste, la feccia della società vi morirà dentro. E tutto il loro sesso e violenza, accumulato come sudiciume, li sommergerà fino alla cintola. E puttane e politici, guardando verso l'alto, grideranno «Salvaci!» Ed io, dall'alto, verso il basso, sussurrerò «No». Avevano una scelta. Potevano seguire le orme di uomini bravi e onesti, come mio padre o il presidente Truman. Uomini che credevano in un lavoro onesto per una giusta paga. Invece hanno scelto di seguire fecce di maiali e comunisti. E si sono accorti troppo tardi che quella strada portava al precipizio. Non ditemi che non avevano scelta. No, non ditemi che non avevano scelta. Ora tutto il mondo sta sull'orlo del baratro a fissare l'inferno sotto i loro piedi. Questa terribile città urla come un mattatoio pieno di bambini ritardati!
Venerdì notte è morto un comico. Qualcuno laggiù sa. Il crepuscolo puzza di fornicazione e coscienze sporche. Venerdì notte è morto un comico. Qualcuno l'ha scaraventato giù dalla finestra sul marciapiede. La testa gli è finita nello stomaco. Ma non importa a nessuno. Importa solo a me. Ma forse hanno ragione, forse è tutto inutile. La guerra arriverà e i milioni moriranno bruciati tra le fiamme. Moriranno tra miseria e malattie. Ma perché la morte di un solo uomo è più importante rispetto a quella di molti altri? Perché? 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 Perché nel mondo c'è il bene e il male va sempre punito, anche davanti all'Apocalisse. Io non transigo! Il comico l'aveva capito. L'uomo è selvaggio di natura e non serve nulla ricoprirla di zucchero o con una maschera. Il comico aveva visto il vero volto della società e aveva dunque deciso di diventarne una parodia, una barzelletta. Io conosco una barzelletta. Un uomo va dal medico e gli dice che è depresso, che la vita è dura, il che mondo in cui vive è minaccioso. Poverino. Allora il medico gli dice: nessun problema, credo di avere la soluzione. E appena giunto in città, il clown Pagliacci lo vada a vedere, sono sicuro che si sentirà meglio. L'uomo allora scoppia in lacrime. Ma dottore, dice, il clown Pagliacci sono io. Pagliano, attore di Trieste. Di Trieste, sì. Di Trieste, microfono. Grazie. Qui mi scrivono che da giovanissimo hai già interpretato un film da protagonista. Sì, era un film girato nella mia città, ovviamente non a livello nazionale, magari, però è stato proiettato nelle sale di Trieste per l'appunto. Quanti anni hai? Oggi 19, tra 3 settimane faccio 20. Auguri intanto. Grazie. In anticipo. Grazie. Il tuo attore di riferimento? Il mio attore di riferimento? È difficile qua. Uno, scegliene uno. Beh, il primo che mi viene in mente è Charlie Chaplin. Come attore, sia come attore come persona, del carattere che aveva e dell'arte che esprimeva. Fammi vedere come fai col bastone che faceva lui. Applauso, andiamo dalla nostra giuria. In questo caso il giudice è la signora Venturi. Complimenti. Grazie. Complimenti, perché quando ho visto il monologo che avevi scelto, tratto da Watchmen, ho detto, vabbè, è un monologo abbastanza tosto, anche perché viene fatto in fuori campo, nel film di fatto è una voce fuori campo, per cui ho cercato di immaginare come potevi interpretarlo. E devo dire che la mimica è ottima, che comunque hai i tempi giusti, i ritmi giusti. Proprio perché sei bravo, mi permetto semplicemente di dirti che devi lavorare un pochino sulla dizione, ma questo lo sai, per il fatto un po' dell'accento, infatti avevo compreso anche da dove venivi. Però è l'unica cosa sulla quale devi lavorare un pochino, su. Esatto. Poi ovviamente, come dico sempre, è logico che uno tecnicamente può migliorare sempre di più e fare le cose meglio, però questo nasce poi con l'esperienza, non è che si pretende subito. Per cui ottimo risultato. Grazie mille. Un applauso per Alan allora. Grazie. Ringraziamo la signora Venturi. Grazie mille. Ti riaccompagno al tuo posto. Sai già, no? E andiamo avanti con lo spettacolo, però abbiamo un ospite in platea. A proposito di recitazione, qui in prima fila tra il pubblico c'è uno degli attori che se ne intende, perché dirige per lavoro uno dei più quotati registi d'Italia, Ettore Pasculli. Prego. Ciao. Posso darti del tu? No, devi, Costantino, mancherebbe altro. Piacere di conoscerti. È un onore essere qui insieme a te, insieme a questo meraviglioso pubblico. Vabbè, cosa vogliamo dire intanto ai nostri ragazzi e a coloro che fanno gli attori, ma penso che possa essere utile a tutti? Insomma, devo dire che intanto è una grande soddisfazione vedere dei ragazzi così giovani impegnati su dei testi così complessi e così difficili. Devo dire che vedere così tanta passione è veramente una speranza per il futuro, perché alla fine tutto il peso della responsabilità di una certa arte, diciamo, ricadrà su di voi. Diciamo che nell'insieme ho visto delle prove interessanti,
c'è da dire che bisogna magari specificare nell'ambito di questo nostro modo di rappresentare le cose che la tendenza di essere un po' tutti all'unisono, cioè vale a dire pensare molto alla declamazione e alla rappresentazione dal vivo. Ora, gli attori non si rappresentano solo sul palcoscenico, ma si rappresentano anche attraverso strumenti di riproduzione e di registrazione. Ad esempio, una prova come la sua, che sul palco è meravigliosa, probabilmente ripresa con una telecamera o con una cinepresa, sarebbe risultata eccessivamente enfatica e molta della espressività che tu sei riuscito a imprimere qua probabilmente sarebbe risultata deformata. Tu immagina uno schermo di 26 metri con un primo piano che basta veramente poco per imprimere quell'intenzionalità che tu vuoi dare alla scena che stai interpretando. Come prima cosa fanno vedere che hanno imparato a memoria la parte e sanno perfettamente tutte le battute e tutte le parole. Ed è la cosa che interessa meno, perché quello che interessa di più è capire, a volte sai cosa faccio? Sto imparando anch'io. Un veterano non hai bisogno. A volte, dopo aver sentito ad esempio una declamazione come la tua, dico all'attore, adesso me la fai identica, la ripeti, muovi la bocca ma non butti fuori parole. Cioè voglio vedere come riesci attraverso l'espressione del volto a restituirmi lo stesso tipo di intenzione che tu hai messo nelle parole. A seconda di come tu pronunci, diciamo moduli la tua voce, puoi dare a quello che dici un senso anziché un altro. Tu puoi dire a lei, come ti amo, ma a seconda di come lo dici puoi dire davvero come ti amo, puoi dire stronza, non ti amo per niente, a seconda di come lo dici. Devo imparare sta cosa. No, quindi... Parliamo di un film, Asfalto Rosso, uno dei tuoi ultimi lavori. Sì. Di cosa parla questo film? Beh, Asfalto Rosso parla di una cosa che ci riguarda un po' tutti, appunto, che è purtroppo, ahimè, l'imprudenza sulle strade. Ora, nello specifico, il film parla di un gruppo di ragazzi che poi si dedicano alle corse clandestine, cioè partono col bullismo e finiscono proprio... Potevi chiamarmi, io lo faccio benissimo. La prossima volta ci penso di sicuro. Però il problema è questo, che a volte noi siamo portati a giudicare come un problema altrui, quello delle macchine, di andare veloce, di bere prima di mettersi, prima di mettersi. In realtà purtroppo è una cosa che arriva. Io ho tanti amici, guarda, persone veramente per bene, con la faccia per bene, come lui ad esempio. Guarda, ecco, sale! Persone, voglio dire, insospettabili, addirittura dei moralisti, che nel momento in cui salgono in macchina diventano... Dottor Jekyll e Mister Hyde. Sì, schiaccia la maleola vecchietta, frena all'ultimo momento. Ma persone insospettabili. Tanto è vero che purtroppo nell'ultimo anno sono morti più giovani sulle strade italiane che i soldati americani nella guerra dell'Iraq. Cioè siamo a dei numeri, guardate ragazzi, è una guerra dove praticamente noi ci giochiamo un pezzo di futuro, perché purtroppo l'80% sono ragazzi. Facciamo un applauso, Ettore Pasculli, grazie di essere venuto qui, sei stato gentilissimo. Grazie a te. E noi andiamo avanti con il nostro programma Talent Today, il prossimo concorrente. Survival we live.
I'd rather feed the homeless, take time and talk to the kids. Show them life ain't the walk in the bridge. Damn, as hard as it is. When I be dreaming, I be talking to big. In my hood, it ain't no yellow brick road. You hear the shots echo. Sneakers hanging from a telephone pole. In my ghetto, ain't no rainbow or pots of gold. But there was love from the family when times are cold. I seen and analyzed the world from a project roof. And seen the hope in the... Un applauso ad Alessandro Indelicato. Vieni, vieni qui avanti, ti do il microfono. Grazie. Provincia di Varese, modello. Sì. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto sarebbe diventare modello per uno scopo... Sfilare, campagne pubblicitarie. Campagne pubblicitarie, sfilare. So che sono agli inizi, ma vorrei imparare. Quanti anni hai? Ho 20 anni. Giovanissimo. Andiamo a vedere la nostra giuria cosa ci dice sulla tua sfilata. Franco Battaglia, Elena Morali, prego. Beh, giovanissimo, da qualche... prima o poi bisogna iniziare, insomma. Più giovane si inizia, meglio è. Vedo che c'hai la passione, che ti muovi abbastanza bene, anche con un po' di tensione dentro, che si capisce sì. Molto perché... Nelle prove diciamo che sono andato meglio. No, ma sei andato benissimo, però si recepisce questa tua emozione, proprio quando cammini, quando guardi, così. Certo. Comunque, sono tutte cose che andando avanti, se inizi a lavorare, si migliorano sempre di più. Ci scioglierà. Speriamo. Sì, è la mia prima sfilata. Sei bravo per sfilare. Per la ti ringrazio. Sei la prima che me lo dice. Davvero. Un applauso alla nostra giuria e ai nostri giurati. Grazie, ciao a tutti. Un applauso ad Alessandro che ti accompagna a posto. E adesso il prossimo concorrente. Mi chiamo Martina Venturi, ho 22 anni e abito a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. La passione per la recitazione mi è nata quest'estate dal nulla, appunto perché ho provato a fare un'iniziativa proposta dalla città in dove ero in vacanza e mi sono detta perché no, perché non provare. Poi comunque al casting con l'agenzia New Faces hanno vagliato tutto il mio provino e hanno deciso che forse si poteva decidere di frequentare qualche corso e provare a entrare in questo nuovo mondo. Ho scelto il monologo tratto dal film e dall'omonimo libro Orgoglio e Pregiudizio perché comunque c'è stato un periodo in cui mi sono identificata molto con la protagonista del romanzo e del film. Signore, io apprezzo i conflitti che avete sostenuto. Mi duele molto avervi causato pena. Credetemi, è stato fatto in modo incolpevole. Questa è la mia risposta e non mi sto prendendo gioco di voi. Di certo i sentimenti che hanno offuscato la vostra lucidità vi aiuteranno a dimenticare. Perché mai con una così evidente intenzione di insultarmi avete dichiarato di amarmi contro la vostra volontà? Se fossi stata scortese, questo mi scuserebbe, ma ho altre ragioni e voi lo sapete. Pensate forse che io possa essere allettata ad accettare l'uomo che ha rovinato forse per sempre la felicità della mia amatissima sorella? Lo negate, signor Darcy, di aver diviso due giovani che si amavano, esponendo così il vostro amico come un capriccioso e mia sorella alla derisione delle speranze disattese. Perché lo avete fatto? Mia sorella è timida e dimostra malapena il suo affetto per me. Immagino che abbiate sospettato che mia sorella era interessata alla ricchezza del vostro amico. Jane ha forse dato l'impressione di ricercare un matrimonio vantaggioso? O vi disturbava il nostro desiderio di fare amicizia? Sin dal primo momento, la vostra arroganza, la vostra presunzione e il disdegno per i sentimenti altrui mi hanno fatto capire che voi eravate l'ultimo uomo sulla terra che avrei mai potuto sposare. Arrivederci, signor Darcy. Applauso, Martina Venturi. Vieni Martina, dammi il braccio. Andiamo qua avanti, microfono. No, no, te lo tengo io, faccio Grazie. Il balletto anche, sono bravissimo. Attrice. Quindi Martina, cosa ti ha colpito di questo monologo che ci hai portato? Beh, io adoro come scrittrice Jane Austen e soprattutto il personaggio di Elizabeth Bennet.
È un personaggio secondo me fantastico perché nel periodo in cui è stato ambientato e scritto il romanzo ha dimostrato una grande capacità non solo di dire in faccia la verità senza offendere, ma anche una certa, un certo modo di presentarsi con libertà senza soccombere all'autorità maschile che c'era in quel tempo. Un applauso, andiamo a vedere i nostri giurati. Nello specifico la signora Venturi cosa ci dice? Beh, il ragionamento che hai fatto è ottimo, comunque hai analizzato bene il personaggio. Forse quello che manca è un po' ambientarlo nei suoi tempi, nel senso che quando io ti ho vista recitare sembravi più una ragazza di oggi che si arrabbia con... A meno che non sia una scelta tua. Sì, anche nel modo di fare. Anche. Ho deciso di portare comunque un vestito dei giorni nostri, perché penso che se fossi arrivata con un vestito dell'Ottocento avrei avuto bisogno anche magari di un'ambientazione diversa da uno specchio o comunque da uno studio televisivo dei giorni nostri. E anche i gesti che hai usato erano gesti più legati alla nostra epoca. Sì, attuali, appunto perché per cercare di essere in tono col vestito. Quindi la ricerca è una ricerca che tu hai fatto originale, sì, che ti discosta naturalmente da quel monologo, da quel tipo di impatto, quel tipo di atmosfera e che ti porta più ai giorni nostri. Forse ti manca qualcosina nell'interpretazione, nel senso che a volte hai dei toni abbastanza simili, sì, un po' per tutto il tempo. Certo. Però mi è piaciuto molto quello che hai detto riguardo proprio all'amore che hai per Jane Austen, per, sì, i suoi personaggi e per quel tipo di scrittura. Quindi nel complesso ti auguro... È andata bene? Beh, diciamo che ci dovrebbe lavorare un po'. Quello sì, sì, sono agli inizi e ci penso dovresti che lavorare si un noti po', tranquillamente. Però mi è piaciuto il tipo di approccio che tu hai. La parte recitativa deve un pochino crescere, certo, questo sì. Ringraziamo, grazie, la signora Venturi. Andiamo al nostro posto. Aspetta, lancia il prossimo concorrente di... E adesso il prossimo concorrente. Mi chiamo Anna Trofimova, ho 22 anni, vengo dall'Ucraina, però attualmente abito a Medole, che è in provincia di Mantova. Vivo in Italia da 8 anni. Mi manca di più la casa di mia nonna, dove sono cresciuta. Sono nata lì, sono cresciuta lì, quindi ho tantissimi ricordi e tuttora ho ancora gli amici con i quali mi sento, quindi mi manca moltissimo il paese in cui sono nata, manca molto. La passione di fare la modella è nata un po' praticando la fotografia. Gli italiani sono le persone molto tradizionali, tengono molto di più la tradizione del cibo, delle provenienze, però a volte sono persone false, però comunque sono molto accoglienti. Questa cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata in Italia è che ti accolgono molto bene. One day, January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com.
born. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy, plus made back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Applauso, Anna Trofinova. Vieni qui di fianco a me. Ti tengo io il microfono, okay, faccio il valletto. Tu sei di Mantova, ma però le tue origini sono ucraine. Ucraine, sì, giusto. Cosa vengo ti manca? Prima di tutto, da quanto tempo sei qui in Italia? Sono da 8 anni in Italia. Stai tremando. Sono emozionatissima. Sta calma, sta calma, sta calma. Chiedo scusa. No, di cosa? È bello. Ok. No, mi emoziono molto. Quanto tempo quindi sei in Italia? 8 anni? 8 anni, sì. E cosa ti manca di più del tuo paese? Mi manca la casa dove sono cresciuta, quindi i miei nonni, tutti i miei parenti che ancora ce li ho lì, mi mancano tantissimo. Però mi trovo molto bene in Italia, quindi... Sei giovanissima, quanti anni hai? 22. 22, andiamo dalla nostra giuria. Tieniti qua, non aver paura. Franco Battaglia, Elena Morali. Prego. Quando vedo una persona emozionata per quello che fa, è sempre una cosa bellissima. È una cosa, grazie, molto piacevole, perché... C'è tanti ragazzi che non si emozionano più, sono assenti, non le piace niente, sono sempre insoddisfatti. Vedere qualcuno che ha la passione per qualcosa, che sia modella, l'attrice o il cantante, è una cosa che fa piacere. Io le consiglio di concentrarsi magari sulla pubblicità e sulla fotogenia, un po' meno sulla sfilata, perché insomma, anche se hai fatto una buona preparazione, sai, grazie, benissimo che bisogna essere... Sì, ci sono, so, delle misure. Ci frega l'altezza. Tu, no, lo so, lo so. Però devo dire che è molto fotogenica e, grazie, speriamo che posso abbia successo. Posso dire che mentre la vedevo sfilare sembrava Marilyn Monroe? Cioè, sì, è vero. Mi ha dato molto dell'impatto di Marilyn Monroe. Molto femminile, capelli. Vero. Capelli, fisichino piccolino, asciutto. È molto elegante. Grazie. Secondo me è un viso particolare da cinema. Io, se fossi in te, ci proverei, se ti piace. Ovviamente. Il cinema mi piace moltissimo. Perché è un viso molto particolare. Infatti ho fatto anche un altro corso per l'aspirante televisivo. Vorrei provarci anche in quel campo. Provaci. Falli tutti. Diciamo, okay, di qua o di là qualcosa, speriamo, deve venire fuori. Ringraziamo la nostra giuria. Grazie, grazie a tutti. Ti accompagno. E ritorno al centro studio, perché siamo arrivati alla fine. I nostri 8 concorrenti si sono esibiti, adesso tocca a voi giurati. Dovrete alzarvi come nelle altre puntate e dovrete darmi 2 nomi che saranno quelli appunto delle 2 persone che potranno vincere la puntata di oggi. Ma come nelle altre puntate saranno appunto loro, i nostri concorrenti, ad eleggere il vincitore della nostra 3ª puntata di Talents Today. E accogliamo il nostro ospite musicale. Non sono molti i musicisti che possono vantare di aver suonato con i Beatles. Ancora meno sono i musicisti che hanno ricevuto personalmente i complimenti da John Lennon. Siamo onorati di avere qui Gil Ventura, che suonerà Parole, parole. Thank you.
applauso per Gil Ventura. Grazie mille. Facciamo entrare la nostra giuria, la giuria di Talents Today, che avranno sicuramente deciso i due concorrenti che arrivano in finale. So che Viviana vuole dirci qualcosa, giusto? Elisabetta. Lo so che ormai mi hai battezzato Viviana. Che io ti chiamo per cognome, Viviana. Il signora Viviani, ti dico Viviana, Elisabetta, vai, ormai la GAF ci serve, va bene anche questa. Allora, diciamo che la scelta è stata difficile, noi avevamo scelto tre personaggi, abbiamo dovuto per forza lasciarne fuori una a malincuore. Perché non dire. Possiamo, parlo alla regia, non se ne può scegliere tre? No, mi dicono di magari, no. Magari, perché veramente è stata difficile la scelta. Quindi Eleonora, facciamo entrare Eleonora. Che mi va a prendere la busta dove ci sono scritti i due nomi dei due finalisti. Vieni Eleonora. Vogliamo ricordare che Eleonora ha vinto quale concorso? Ragazza Moda e Spettacolo 2012 nella sezione moda. Hai messo il tacco più basso adesso, così quasi ti arrivo. Sì. Su 72 ragazze. Io ero l'ultima e gli ultimi saranno i primi e sono la prima. Hai vinto? Dove io ero in giuria. Sì, dove sono? Quindi eri raccomandata? No. No, ho scelto quella che andava bene per le sfilate e per l'alta moda per Roma. L'hai scelta alta, eh? Meno male stavolta hai messo il tacco più alta basso. Alta moda. Sì, ma è troppo alta quella. Qua è talent, non è alta moda. Sto scherzando. Vai, aiutami. Adesso i nomi che chiameremo verranno qui dietro di me. Siamo pronti per i due finalisti? Allora, il primo finalista, Alan. Calliano. Alan Calliano. Il secondo finalista? E il secondo finalista è una femmina. È una donna. È una donna. Maguette. Nidier. Grazie mille, Eleonora. Grazie. Congediamo. Io mi vengo a mettere qui in mezzo a voi due. Felici, partiamo dalla signorina? Sei contenta? Sì, sono contenta. Per essere arrivata qui in finale? Sì. Beh, chiaro, anch'io. Oh, tu non sembra, sembra che stai recitando ancora con questa voce, giuro. Adesso cambio. Sì, anch'io. Un applauso glielo facciamo. Oltre che bravo, anche simpatico. Adesso ricordiamo che chi deciderà il vincitore di questa terza puntata di Talent Today sono i vostri, diciamo, colleghi, amici. Comunque gli altri sei dovranno decidere, tempo 10 secondi, vedo che avete già preso le vostre lavagnette, dovete scrivere il nome di uno dei due, quindi 10 secondi via col tempo. Finito il tempo, avete scritto? Vado, parto. Stefania. La ragazza Maguette, giusto? Maguette. Ok, 1-0 per lei. Vediamo. Lorena, la tua lavagnetta, cosa c'è scritto? Alan, 1-1. Tutto a posto? Sì. Sì. Roberta Maguette. Brava. Alessandro, siamo 3-1, perché ragazza è lei sempre, ricordiamo al pubblico che magari guarda la lavagnetta. 3-1, non vuoi dire niente? Ce ne mancano sempre, due, se non hanno il tuo nome. Vediamo. Magari arrivate a pari merito, vincete tutti e due la puntata. Sì, magari. Va bene a te? Sì, va bene. A te va benissimo, arrivare in finale con lui. È già qua, è un traguardo, quindi va benissimo. Tranquillo, tu, sei già contento. Sembra che ho 40 anni. Martina, Alan, 3-2. L'ultima. Anna, gira la tua lavagnetta. Maguette, ha vinto la nostra modella. Facciamo la nostra sfilata verso il centro dello studio. Ringraziamo la nostra giuria,
Grazie Viviana, grazie signora Venturi, grazie Franco Battaglia, grazie la signorina Morali. Ci vediamo per la quarta puntata, mi raccomando. Tu sei contenta? Troppo contenta. Troppo contenta? Sì. Andiamo via, tradiamo il marito, via. Ciao a tutti!